come se fosse un'isola. Oh, ma che cavolo è? Che cavolo è? Ma beccati questo maledetto. Beccati. Ma sei pazzo? Ciao a tutti ragazzi e buon salve. Sì, buon salve a tutti da Bella Faccia e dalla sua Vanillin Hardcore. Come state? Tutto bene? Avete già lasciato un like? Vi ricordo che ad ogni like regalerò una caramella ad ogni mio iscritto. Proprio così, a parte le cavolate, lasciate un grandissimo like ragazzi, perché questa serie vi sta piacendo veramente tantissimo. Il mondo sta diventando sempre più grande e oggi costruiremo finalmente la nostra prima farm, la farm di pesca. Sto imparando il latino, mamma mia. E mi servono altre librerie, librerie, sì, perché non posso fare niente qui, cioè sto aspettando. La farm di ragni è un pochettino lenta, però mi avete dato un sacco di consigli. La culla del bebè è sempre più bella e oggi facciamo finalmente la farm di pesca. Subito, subito cominciamo, quindi a tutti gli villager, sto costruendo una farm di pesca. Allora, mi servirà un blocco sonoro. Non mi ricordo se l'avevo già fatto. Allora, blocco sonoro, vediamo. Penso di no, eh. No, cosa sto dicendo? Non l'avevo creato. Non l'avevo creato, quindi vediamo. Blocco sonoro. Perfetto. Ah, avevo già messo, avevo già preparato tutto per l'episodio. Ok, blocco sonoro, lo prendiamo. Poi vediamo che cosa possiamo fare. Cosa possiamo fare? Vediamo, un tagliapietre avevo preso per fare il pietre, poi il banco di impennatura può sempre servire, è utile, e poi vediamo una bussola. Una bussola perché mi serve, giustamente. Prendiamo la bussola, perfetto, abbiamo creato tutte le nuove cosine. Ok, vediamo. Allora, ci servirà anche una botola, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Per fare la farm ci serve una botola di ferro, perfetto. Ci servono, dove le ho messe? Ci servono delle fence. Del fence, vediamo. Allora, fammi fare a me, eh. Ah, ce l'avevo già, porca miseria. Quindi, una fence. Mi serve una tramoggia, che le ho messe qua. Poi vediamo, un secchio d'acqua. Secchio d'acqua. Ma guardate, un secchio d'acqua con un merluzzo dentro. Ma è possibile? Allora, secchio d'acqua, ne avevo? Cioè, c'ho già talmente tante cose che non mi ricordo più niente. Allora, facciamoci il secchio d'acqua. Ok, ovviamente bella faccia. Ah no, porca miseria, ma ce l'avevo già. Allora, fatemi pensare perché mi sto impappinando. Cosa serve per fare questa farm? Ovviamente serve il cervello, bella faccia, eh. Servono delle casse. Servono delle casse, giustamente. Quindi ci facciamo le casse, ok. La canna da pesca, dove l'ho messo? Canna da pesca. Canna da pesca. Sei qui? È nel mio inventario? Dov'è? Ah, ok, è qua. Con indistruttibilità 1. Wow, che canna da pesca. Ok, la voglio fare sul tetto. Perché ovviamente, ragazzi, ho un sacco paura. E non voglio farla... Ma cosa fa quel delfino? Sta parlando con gli squid. Ehi, non mangiate quel delfino. La voglio fare qua sopra intanto. Poi magari la spostiamo. Allora, il grano è pronto. Mi scordo sempre che adesso è questa la forma finale, la fase finale del grano, come Cell. È l'essere perfetto, ecco qua, perfetto. Tre grano, wow, wow. Però qui mi dispiace, ma non mi piace per niente il grano. Voglio metterci la farm di pesca qua sopra. Allora, cominciamo subito. Dobbiamo prendere delle casse. Le mettiamo qua. Ma no, dovevate essere unite, dovevate essere fratelli e sorelle. Ok, prendiamo una tramoggia. La mettiamo così. Ok, qua lasciamo un posticino vuoto, anche se potrei fare così, ok. Poi qua ci mettiamo il blocco sonoro, ding 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 ding. Perfetto. Qua ci mettiamo un blocco qualsiasi, ci mettiamo del legno magari, e metti il legno. Ci mettiamo del legno qua, poi vediamo, qui andrà messa una staccionata, proprio qua, perfetto. Poi prendiamo altri due blocchettini di terra e li mettiamo così per chiudere. Qua andrà messa l'acqua. Ok, perfetto. Sì, diciamo che è orribile, ragazzi, è orribile. Però vi giuro che farò una casina solo per la casa di pesca. Cioè, per la casa di pesca, ma cosa sto dicendo? Per la farm di pesca. Poi, dopo questo, prendiamo la botola, la mettiamo qua. Perfetto. E basterà creare una pedana a pressione. E la mettiamo qua. Perfetto, vediamo se funziona. Se funziona potrei già pensare di fare una casina, un qualcosa, non lo so. Quindi prendiamo la canna da pesca e mettiamoci... non mi prendere. E mettiamoci qua. 3, 2, 1, dimmi che funzioni. Sì?
Funziona? Funziona, ragazzi! Ok, 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 piano, piano, piano. Ehi, calma, calma, calma. Devo rimanere immobile. Non mi devo muovere. Dai, dimmi che funziona. 3, 2, 1, 1 e mezzo, 1 e tre quarti. Dai, pesce a bocca, eh? Dai, in diretta. Ti prego, a bocca in diretta. Ovviamente questa canna da pesca fa schifo. Ok, ho preso qualcosa. Ho preso qualcosa. Dov'è? Cosa ho preso? Uno stivale? L'esperienza me l'ha data. Riproviamo. Funziona. Quindi funziona. Funziona. Dai. Dai, droppami qualcosa. Droppami qualcosa. Qualcosa di utile. Un libro con affilatezza 5. Sì, se droppo un libro con affilatezza 5 è incredibile. Dai, ma ti muovi? Sì? E cosa mi ha droppato, scusa? Ma mi ha dato l'esperienza. Cioè, solo l'esperienza? Ah, no, è vero che c'ho... Ragazzi, mi ero già scordato che avevo messo la tramoggia qua. Abbiamo trovato un pesce palla e un salmone crudo. Quindi, perfetto, la farm funziona. Quindi, direi di spostarla da qui, perché è veramente orribile sul tetto. E magari possiamo farla lì? Possiamo farla lì, possiamo fare una specie di zattera. Però voglio fare fuoco da campo. Allora, fuoco da campo. Vediamo, ci servono un pochettino di cose. Vado a prendere della legna. Devo fare legname, perché mi manca, non ho più legnetti. E arrivo fra poco, quindi vado a fare il falegname, arrivo subito. Che bello, finalmente abbiamo la nostra farm, abbiamo tutto. Non so dove farla, voglio fare magari una zattera con sopra la farm di pesca. Sì, sì, sì. Perché lì sul tetto è veramente orribile, ragazzi. E non si può vedere, non si può vedere assolutamente. Allora, là c'è un alveare. Pieno di miele poi, eh. Hanno fatto il miele finalmente le api. Allora, fammi mettere qua. Ok. E prendiamo un pochettino di legno. Quindi adesso prendo un pochettino di legno e ci vediamo fra poco, ragazzi. Se un creeper non mi fa saltare in aria. Vi ricordo che se io dovessi morire il mondo, arrivederci, scomparirebbe per sempre. Quindi datemi consigli, perché mi servono un sacco i vostri consigli, ragazzi. Oh, qua sento dei mostri, eh. Attenzione, bella faccia. Ah, guardate la mia casa, che bella da laggiù. È proprio bellissima. Voglio renderla molto più carina. Poi magari voglio, non so, creare qualcos'altro. Voglio rendere questa vanilla epica, perché vi sta piacendo un sacco. Quindi devo fare un lavoro da bella faccia. Un lavoro che solo bella faccia può fare nella sua vanilla. Ci sono delle peonie. Ci sono delle fantastiche peonie. Fatemele prendere. Devo fare il giardino. Devo vincere. Miglior giardino dell'anno. Beh, ovviamente vincerò io, perché non esiste nessun altro oltre a me in questa vanilla. Peonie, venite qui, che belle. Guardate quanti colori. Ma chi ha fatto quel coso lì? Ok, sto disboscando una foresta. La guardia ecologica sicuramente mi farà una multa incredibile. Ok, ho preso un sacco di legno. Direi che è arrivato il momento di tornare a casa. Qua poi ci sono dei ragni, dei mostri. Sento un sacco di cose. Allora prendiamo tutto il drop, che questo qui ci serve veramente tanto. Torniamo a casa perché sta facendo notte. Lì c'è anche un maiale. Potrei pensare di fare una farm di maiali a casa mia. Solamente che devo portare i maiali nelle barche. Chissà se ci entrano. Oh, quello lì è una conchiglia. È una conchiglia di Nautilus. Fatti uccidere. Dammi la conchiglia, che voglio sentire il suono del mare dentro la conchiglia. Sì, sì, ci ha dato il Nautilus. C'è il Nautilus, la conchiglia. Sì, sì, la conchiglia del Nautilus si chiama. Chissà che mostro incredibile era questo Nautilus. Ok, abbiamo una conchiglia, abbiamo il cuore del mare. Fra poco possiamo fare un condotto. E il condotto sappiamo tutti che ci aiuta. Quello è il tridente. Ci aiuta a costruire meglio sott'acqua, da come mi ricordo, credo. Quello è un tridente. No, però non voglio rischiare, ragazzi. Ok che è un tridente, però ce l'ho già. Mica voglio rischiare. Allora, entriamo dentro casa. Facciamoci un fuoco da campo. Allora, per fare il fuoco da campo ci serve... Allora, intanto mettiamo giù queste cosine. Impennatura e taglia pietre. Poi le metterò meglio, sicuramente. Allora, prendiamo il carbone, che ne abbiamo veramente poco. Ne abbiamo poco. Quindi vediamo. Cuociamo un pochettino di tronchi. Cuociti e dammi del carbone. C'è del carbone qua? Ah, ma ce n'è un sacco qui. Ok, quindi vediamo. Per fare questo fuoco da campo adesso ci servono... Cosa ci serve? Ma non mi ricordo. Fuoco da campo, possiamo crearlo. Quanti ne possiamo fare? Uno e basta?
Ah, gli stick. Servono altri bastoncini. Bastoncini, bastoncini. Non li trovo mai, eh. Vabbè, facciamone degli altri. Bastoncini, bastoncini. Oh, 2 miliardi di bastoncini. Ecco qua. Facciamo il fuoco da campo. Pum, ok, 16. Ne facciamo un altro. Dai, facciamone tanti. Ok, 18. 18 possono bastare. Quindi rimettiamo a posto le cose. Sono disordinatissimo. Andiamo a dormire. E poi creo tutta l'impalcatura. Creo tutta l'impalcatura, diciamo la zattera, per fare la farm di pesca. Perché la, voglio fare una farm di pesca su una zattera. Oh, qui sta cascando dell'acqua, eh. Ma che buona questa carne di ovina cotta. Mi dispiace, farm, ma devo prendere tutto indietro. Devo prendere tutto indietro. Io mi posso buttare di qui o mi faccio male, eh? Posso buttarmi in acqua, buttiamoci! Ok, perfetto. Fammi prendere la barchetta, perché voglio farla là. Solamente che è pericoloso, perché con tutti questi maledetti affogati. Allora, ho un po' di blocchi. Ecco, cosa vi dicevo, stanno arrivando. Cioè, non si può fare niente che questi ti rompono le scatole. Quindi, la voglio fare, ad esempio, qua. Qua va benissimo. Ehi, e va giù di sotto? Ma dov'è? Dove è andato? Ma cosa fanno? Sono impazziti questi? Sapete cosa? Dovrei fare anche una farm di affogati. Perché ce ne sono veramente, veramente tantissimi. Allora, fatemi mettere il mio fuoco. No, ho sbagliato. Perché me l'ha messo lì? Perché me l'ha messo lì? Oh, così lo volevo. Ecco, perfetto. Un fuoco da campo sprecato. Cos'è là? Vedo qualcosa. Affogati, non rompetemi le scatole, dai. Non rompetemi le scatole. Ok, spegniamo il fuoco. Ne mettiamo un altro. Ci può stare così? Dai, ci può stare, carino. È carino, però è sopra l'acqua. Lo volevo che era sopra l'acqua, proprio a pelo, però va bene, vabbè. Ok, mettiamo tutti i fuocherelli. Così. Spegniamo, spegniamo tutto. Al fuoco, pompieri, spegnete tutto. Ok, questa è una zattera. Sapete cosa vi dico? Ho cambiato idea. Non mi piace per niente. Non mi piace, non mi piace, non mi piace. E se a me non mi piacciono le cose, non le faccio. Quindi ho sprecato fuochi da campo inutilmente, però... vabbè. Servirà da lezione per le prossime volte. No, carbone! Carbone, 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 dove vai? Eccoti questo! Fammi riprendere il mio carbone! Vieni qui, andiamocene. L'eterno indeciso, bella faccia. Un libro in edicola. Faccio così, faccio così. Creo proprio un'isola. Oh, cos'è lì? 4 delfini, ma che cavolo è? Boh, 4 delfini, cioè io le devo vedere tutte. Allora, creiamo proprio un'isolettina, dai, facciamo così. Oh, cavolo, che paura! Stavo per dire, ovviamente l'abbelliamo, la faremo molto più carina. Adesso sto mettendo solo della terra, inutile, come questi affogati. Lì intanto i delfini giocano, guardate. Hup. Vedete non avere già un progetto pronto, perché io sto improvvisando. Io non ho idea di quello che voglio fare, sto improvvisando. L'improvvisazione di bella faccia. Però ci sta secondo me un'isoletta qua, eh? Ci sta che pian piano ingrandisco la mia isola. È una buona idea secondo me. Oh mio Dio, grazie per avermi riportato il mio carbone. Sei troppo gentile. Becca di questa spadata, maledetto. Ne vuoi un'altra anche te, eh? Ehi, non andare giù. Ehi, ehi. Ma guardate un po' questo che va giù di sotto. E restaci. Ok, ho fatto l'isoletta. Adesso qua in mezzo ci faccio questa maledetta farm, che è da 2 ore che devo farla, eh. Quindi mettiamo le casse qua. Ok. Qui sotto. Perfetto. Ok, fantastico. Qui mettiamo la tramoggia. Ok. Qua non ci vuole niente. Qui ci mettiamo il blocco sonoro. Non so, forse me ne pentirò di averla fatta qua e non là sopra, eh. Però vabbè. Qua ci mettiamo... mettiamoci un banco da lavoro. No, dai, un asse di quercia. Ok. Qui ci mettiamo la stazzonata, il secchio d'acqua. Poi prendiamo la botola, la mettiamo qua. Qui ci mettiamo la pedana ed è completa. Ok, qua sotto non so se arriverà qualcuno a rompermi le scatole. Quindi non lo so, potrei fare per abbellire l'isola magari una cosa del genere. Cioè qua sotto faccio proprio come se fosse un'isola. Oh, ma che cavolo è? Che cavolo è? Ma beccati questo maledetto. Ma beccati. Ma sei pazzo? Ma sei fuori di testa? Eh? Pazzo scatenato, mi ha fatto prendere
uno spavento incredibile. Stavo dicendo, facciamo così. Facciamo l'isola un pochettino più carina. Ecco qua, ad esempio così, così, la chiudiamo tutta. Oh, almeno adesso è carina, eh. Almeno adesso ci piace un pochettino di più. Ovviamente devo prendere, devo fare in modo che arrivi, ecco, l'erba deve arrivare, dai. Vieni, veloce, ti ho fatto un passaggino fantastico, eh. Ecco, poi qua chiudiamo. Ecco, torna su bella faccia prima di affogare, eh. Ecco qua. Così qua sotto non arrivano i rompiscatolines. Rompiscatolines. Chiudiamo, chiudiamo tutto. Chiudi. E dopo 3 ore e un quarto, bella faccia, sei riuscito a fare la farm. Yeah! Ecco qua, ok. Qua ovviamente ci metterò dei muri, qualcosa. Ci farò una casa. Ecco, magari ci facciamo un'altra casina. E io qua pescherò. Sì, sì, ho deciso. Qua ci faccio una casina. Però è completata. Prendiamo la canna da pesca. Ci mettiamo qui. Ed ecco fatto. E peschiamo, ragazzi. Nulla di più facile, nulla di più semplice. Bella faccia, pescherà un serpente. No, penso proprio di no, eh. Ok, vediamo che cosa abbiamo preso. Un merluzzo crudo, perfetto. Ragazzi, io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Lasciate un grandissimo like. Qui sicuramente ci farò una casa, perché è veramente orribile la farm di pesca così. Però stiamo facendo progressi. Adesso finalmente ho una farm e prenderò un sacco di livelli, un sacco di cose, un sacco di libri. Lasciate un like se non siete iscritti. Iscrivetevi subito. E ci vediamo al prossimo fantastico video. Da bella faccia è tutto. Ciao!